Linea verde a Livorno, come vedete siamo in piazza Mascagni, come vedete tira un bel libeccio, proprio giusto per far sentire i conduttori di Linea Verde l'odore del salmastro, vero Chiara? Eh sì, noi tendenzialmente ci occupiamo di verde, ma qua l'azzurro del mare è protagonista e lo sarà anche nel nostro racconto. Del resto, Livorno è una città portuale, è una città di scambi commerciali, ma insomma alla fine anche di pescatori, quindi abbiamo Certo, assaggiato dell'ottimo è pesce. una città di salmastrosi. Livorno è salmastrosa, anche per gli amici che ci seguono da tutta la Toscana. È una città che è rimasta ancora, diciamo, a dimensione umana. Marcello, tu hai avuto un pochino questa impressione? Assolutamente sì, l'ho detto in varie occasioni, è una città piena di vita. Quello che colpisce di più, che mi ha colpito di più, è la gente che ha gioia di vivere. Di questi tempi è una cosa che fa molto piacere. I livornesi hanno voglia di giocare, di ridere, di scherzare e di vivere la vita come forse andrebbe vissuta. Chiara, dai bellissimi occhi azzurri, color del mare, fai Grazie. veramente una. Sei proprio nel punto La porto giusto. con me la porto Anche per questo, sì. forse. Poi quando andiamo sui prati porto uno con gli occhi verdi. Sembra giusto adeguarsi. Non la cambierei con nessuna, è la numero uno in Senti, il vostro assoluto. sodalizio, da quanto dura? È un Un paio sodalizio d'anni, è felice, questa è la recente, ma seconda stagione che trascorriamo insieme, ce ne andiamo in giro per l'Italia e io dico sempre che veramente, oltre che un collega straordinario dal quale ho molto da imparare, io ho trovato un un amico, amico, sì. Un ed è amico. una cosa molto rara e molto preziosa, Soprattutto fra colleghi. È uno dei segreti del successo della nostra trasmissione. Stiamo bene perché stiamo bene, non perché fingiamo di star Certo, bene. state bene insieme, state Sì, bene nei ci posti dove divertiamo sempre. andate, vi Sì. divertite. Qua di dietro abbiamo il gazebo, non so se l'avete Sì, notato, certamente. la terrazza. Avete fatto un giro per la città, Sì. immagino. Avete prediletto alcune zone, che ne so, il mercato centrale, lo Beh, avete sì. visitato? Sì, il mercato ci ha colpito per la sua bellezza straordinaria, un mercato in cemento e acciaio alto 35 metri, credo che sia unico, non per nulla lo chiamano il Louvre, di Livorno, e poi con Chiara abbiamo amato moltissimo il nostro giro in barca nei fossi, Eh sì, non questo è nei stato canali. un privilegio poter osservare Livorno da un punto di vista nuovo, Diverso. particolare. L'ultimo maestro d'ascia della città ci ha ospitato sulla sua barca e ci ha portato a fare un bel giro. Ha tentato di insegnarci qualche espressione Certo. livornese, ci ha bacchettato, com'è nel carattere dei Giusto. livornesi, di fronte Poi a ogni nostra imprecisione. Caciucco con 5 C Il noi cacciucco! Cacciucco! Poi dice che a Livorno li togliamo le C. Esatto, 5 ce ne abbiamo ce ne vogliono messe. 5. Ce ne vogliono 5, Noi abbiamo. stiamo tentando, siamo degli umili alunni, insomma, No, del va dialetto bene. livornese, però un'altra cosa l'abbiamo imparata, che non bisogna avere furia. Ah sì, Quello sì, perché furia. furia è un bel È un bel cavallo, è un bel cavallo. cavallo. Comunque Fulvio Facito che vi ha fatto fare il giro dei fossi, vi avrà mostrato anche il quartiere Venezia, Ci immagino. siamo passati, non nel Ci quartiere Venezia, siamo. siamo passati sotto Piazza della Repubblica, in quel tunnel meraviglioso, col popò Il popò di di Vortone, come ci ha Vortone, detto che si Fulvio, porta, stiamo imparando, stiamo attenzione. imparando. Siamo passati per il quartiere dell'Ovo Sodo, siamo arrivati fino appunto al mercato delle Vettovaglie, entrando proprio dal Migliaccio. fosso. Quindi Avete assaggiato qualcosa della cucina? Che lo Fin dice a troppo! fare? Fin Fin troppo! troppo, però abbiamo mangiato anche le noccioline tostate di fresco perché abbiamo scoperto che a Livorno c'è qualcuno che non solo le tosta ma anche le produce in E le campo. mangia E anche! siccome in Italia vengono consumate ogni anno 30.000 tonnellate di noccioline americane e di queste 30.000 tonnellate si producono pochissimo in Italia, forse è un Vale la pena. suggerimento a qualcuno perché vale la pena farlo, insomma, Certo, no? una tiratina d'orecchie, che queste cose a volte non si sanno. Eh sì. È giusto appunto con anche le trasmissioni che fanno un attimino scoprire. Eh sì. Perciò la puntata verterà sulla città di Livorno proprio. Eh sì, beh, insomma, come ormai speriamo il nostro pubblico abbia iniziato ad apprezzare, noi di Linea Verde il sabato andiamo proprio in In città, città. perché l'agricoltura non è soltanto nelle campagne, ma entra nelle nostre città, non solo perché ultimamente, insomma, il green sta tornando molto di moda anche nelle zone più urbanizzate, ma perché il gusto, i sapori sono agricoltura, facciamo cultura Certo. attraverso il cibo e quindi sì, una puntata tutta interamente dedicata a Livorno. Speriamo di aver raccontato bene la vostra città. Ma sicuramente noi ne siamo certi. Vi ringraziamo del vostro intervento Grazie e a spero voi. che ritorniate. Assolutamente.